tra centro-sinistra e Movimento 5 Stelle in questa regione, bisognerebbe sedersi, confrontarsi. Si sveglia un po' tardi, la nostra disponibilità c'è sempre stata. Mi sembra che queste dichiarazioni siano un po' strumentali. Sì, facciamo l'alleanza, però il candidato non può essere una C. Ma guardi, io non credo deve che il problema un terzo, non credo che il problema si possa porre in termini. Ma se lo dicesse lo deve fare. Ma guardi, mi pare che Conte ci fosse stata l'indisponibilità a votarlo da parte del Partito Democratico all'inizio e poi dopo Conte è rimasto il Presidente del Consiglio. Ma perché lo chiamano il re a Bonaccini? Il re, il duce. Io ho girato tutti i comuni della mia regione, di ognuno dei 328 comuni le so dire il numero di abitanti, quali problemi e quali potenze hanno. Tendo ad escludere evidentemente qualsiasi tipo di accordo col Partito Democratico, a maggior ragione oggi che Bonaccini ha dichiarato di essere di fatto e ha confermato di rimanere il candidato del Partito Democratico.